Margherita Dalmati. Margherita Dalmati è stata una delle autrici più importanti del Novecento, non soltanto greco, ma generalmente europeo. È un'autrice estremamente interessante, molto versatile, perché si occupava sia di musica che di poesia e conobbe tantissimi esponenti della letteratura europea del Novecento. In quest'anno ricorre il suo centenario. Perché è nata appunto a Calchida nel 1921 e morì, è una cosa molto particolare, un giorno prima della sua nascita nel 2009. E con questo è stato un caso simile a quello che è successo a Cavafis, che è uno degli autori dei lei prediletti, che studiò moltissimo e che tradusse. E che ci dice qualcosa sulla particolarità della sua esistenza, cioè anche lo vedremo insomma dalle immagini che ho cercato che ho raccolto di documentazione sulla sua vita molto particolare, di grande viaggiatrice dal punto di vista della cultura, ma anche nello spazio e nel tempo. E quindi vorrei che fosse restituita un po' questa fisionomia di cui mi sono occupata, di cui mi sto occupando, e scriverò una monografia che pubblicherò molto presto, poi ho pubblicato le lettere di Montale a lei, ma vorrei che fosse chiaro che la Dalmati non è stata soltanto una musa per alcuni poeti e scrittori, come vedremo, ma è stata in prima persona un poeta. Ecco, cominciamo a vedere le immagini che riguardano questa autrice, e la prima è un omaggio, diciamo, floreale preso da un ritratto di Bartolomeo Veneto, e che si dice potesse essere rappresentata Lucrezia Borgia, in realtà questo vuol dire che semplicemente è un'allusione alla delicatezza, alla leggerezza, alle lievi mani, insomma, che sono necessarie quando si approccia una poeta di questa sensibilità. Nello stesso tempo evochiamo qualcosa sia di anche un po' di angelico e di stregonesco nella sua fisionomia. E per questo ho scelto questa pittura molto raffinata e molto evocativa, per alludere a qualche cosa anche di misterioso, ecco, che è nella sua natura. E vediamo poi un'altra immagine, che è quella del Kuros di Maratona, di Prassitele, in cui c'è una frase molto importante che disse Margherita Dalmati, e a proposito dell'importanza del tradurre. Lei si dedicò moltissimo all'attività di traduttrice e di divulgatrice della cultura greca in Italia e della cultura italiana in Grecia, e disse appunto che i confini di una nazione giungono fin dove si perde la sua lingua, e tradurre significa gettare ponti da un popolo all'altro senza limiti di spazio. È un concetto estremamente importante, perché l'universalità della cultura, l'ellenismo, così come lo intendiamo anche noi modernamente, è proprio il diffondere il pensiero, la cultura di un popolo che si è trasmessa nel tempo con intatta freschezza. E ecco, vediamo quindi questo destino molto particolare di questo, è un suo ritratto giovanile della Margherita Dalmati, che si chiamava Maria Niki Zoroiannidis, e che era nata appunto in una famiglia piuttosto benestante di Calchida. Suo padre era generale e si era anche distinto in una battaglia molto, molto importante, sono testimonianza al Museo della Guerra di Atene sulla sua attività. Ma fu questa famiglia devastata dalla guerra. La guerra, come sapete, è stata l'occupazione della Grecia da parte degli italiani, coadiuvati dai tedeschi e dai nazisti. È stata un'esperienza devastante per i greci. E Margherita Dalmati, Maria Niki, si trovò ad aver perso tutta la famiglia, tutta la sua famiglia morì di stenti durante la guerra. Lei non riuscì ad aiutarli, e quindi questa situazione estremamente tragica la fa diventare, come diceva Mario Luzi, una sorta di Antigone moderna. Allora, ecco, vediamo questo rapporto tra la mira,
la mira, il destino e la volontà nella storia di Maria Nike Zoroianidis. Cioè, la mira, come sapete, è qualcosa, il fatto, no, che sovrasta il destino, è qualcosa che decide, un'entità che decide anche del destino degli dèi, non soltanto di quello degli uomini. Ecco, Maria Nike Zoroianidis si trovò in questa situazione durante la guerra così tragica che sembrava contrassegnare per sempre la sua vita, aver perso la famiglia, aver perso tutti i loro beni, ecco, quindi è una situazione che condivideva tanta parte del popolo greco allora durante l'occupazione. E però a questo punto la sua grande forza di volontà, foscoliana forza di volontà, si oppose a questo stato di necessità e di dramma e oppose un destino, cioè il destino è quello che si sceglie. Che noi scegliamo per la nostra vita. E quindi fece qualcosa di straordinario. E prese le sue cose e partì alla volta dell'Italia. Proprio dell'Italia, proprio verso gli italiani, che erano stati coloro che erano indirettamente responsabili della distruzione della Grecia, no? Per volontà di Mussolini. Lei amava moltissimo la cultura italiana. E si trovò a vivere proprio negli anni molto importanti a Firenze, in cui gli artisti e i poeti si ritrovavano nel bar delle Giubbe Rosse, quindi conobbe Giovanni Montale, conobbe Luzzi, Alfonso Gatto, tutti i rappresentanti degli artisti dell'ermetismo. E poi fece anche un altro incontro molto particolare, molto importante con Cristina Campo, lo vedremo. Allora vediamo qua. E delle immagini che riguardano Atene durante la guerra, vedete la bandiera nazista che era stata eretta sul Partenone, i bombardamenti di Atene, e lei scrive: una cosa non posso capire, perché piangere? I miei compagni guardano il sole e piangono. I ricordi portano il dolore e il dolore la morte. Così sono morti nella grotta di Polifemo. Ho accecato il ciclope, adesso libero sotto il furore del dio del mare, con la visione di un'Itaca perduta, di un'Itaca che mai raggiungerò. Vedo il sole e piango. Ecco, questa evocazione di Ulisse, no? E poi naturalmente sempre il ricordo di Cavafis, di quest'Itaca così difficilmente raggiungibile, quest'Itaca dentro di sé, è il tema di questo testo e che riguarda proprio l'esperienza della guerra. L'esperienza di dover abbandonare il proprio paese per ritrovare se stessa, per ricostruire la propria vita e imporre un altro tipo di destino alla mira. E quindi lei insiste in questa poesia sull'importanza dell'esperienza, dell'azione, perché i miei compagni piangono e non fanno. Ecco, quindi era proprio necessario. Come fece Ulisse, no? Di radunare le superstiti energie e recuperare la forza per ricostruire. Allora sì, comunque, come si possono dimenticare le macerie? Quindi, sotto il furore del dio del mare, comunque riprenderemo questo viaggio. E, ecco, quindi volevo sottolineare anche dal punto di vista della sua poetica come la semplicità, la purezza, l'essenzialità. Era proprio gli elementi fondamentali di questa musa, di questa musa e musica estremamente drammatica. E quindi ci sono tante fughe, tanti attacchi, tante sospensioni. Vedete, la vocazione musicale di questa poetessa, che poi prenderà il nome di Margherita Dalmati, appunto, è molto legata a questi due fondamentali aspetti di indole musicale e l'indole poetica. E infatti, quando sarà a Roma, si studierà musica, studierà uno strumento molto raffinato, molto particolare, che era il clavicembalo e anche l'organo, e quindi questi timbri dell'organo e del cembalo fanno sì che lei sapesse insistere su toni estremamente drammatici, profondi, e nello stesso tempo anche poi con degli stacchi di estrema levità e vivacità, no? Questo è proprio il suo stile estremamente variegato. E in un volume Pissi, che fu pubblicato proprio ad Atene
e lei ricostruisce e mette insieme le sue raccolte in un senso anti-orario, cioè proprio mette le prime raccolte di poesia all'inizio del testo e poi le ultime in fondo, dove si vede questa sua ispirazione estremamente musicale. Tant'è vero che i poeti che lei preferisce, che poi traduce, sono Montale, sono Pasternak, di cui era amica, sono Pound, cioè i poeti che lei considera i più musicali della letteratura del Novecento. E leggiamo anche questo testo, che di nuovo rievoca il viaggio di Ulisse: è tempo di tagliare i fili d'argento, di scacciare via i passerotti che stanno mendicando alla finestra perché il sole lavi il castigo delle carte scritte che si accumulano come foglie autunnali nella soffitta impolverata. Eppure è bello perdere la nave della vita per un canto al porto, e come quella si avvia con tutte le sue luci accese, ascoltare la ballata del vento con basso continuo di onde, e poi coricarsi in una gelida soffitta affamati e felici. Questo non è un racconto. E neppure può diventare poesia, è la mia vita. E fu proprio così la sua vita, perché appunto a Roma lei viveva vicino a un convento di suore, le avevano dato una stanza dove lei si era iscritta appunto al Conservatorio di Santa Cecilia e aveva una soffitta dove non aveva neanche che riscaldarsi, quindi ha fatto proprio una vita di bohème. E lì comunque conobbe Cristina Campo, che fu un'amica molto importante, no? Poi lo vedremo. Leggiamo anche questo su questo bastimento, questa poesia, anche questa pubblicata nella prima raccolta che scrisse in Italia, in italiano, che è Opera Buffa, che fu del 55. E quest'opera fu pubblicata come premio dalla SIAE. E in un concorso, la premio era proprio la pubblicazione, fu molto apprezzata. E lei scrive in italiano. Pensate che lei aveva studiato l'italiano stando in piedi nelle librerie a leggere i libri dei poeti perché era autodidatta. E tutto questo ha fatto sì che appunto lei facesse questa sfida nei confronti appunto del suo destino e fosse andata proprio in Italia a imparare quella lingua, malgrado tutto quello che aveva subito durante la guerra. Però ci furono tante momenti di stasi, tante sconfitte, tante amarezze. Quindi lei scrive: non vorrei lasciare incompiuto il bastimento che avevo incominciato a costruire un giorno, stendendo sul pavimento i miei arnesi e lasciando che lo spirito di casa mi guidasse la mano. Il fumo della mia sigaretta si disperde come il sacrificio di Caino. Sarà sempre una bele nel buio e davanti a lui un bastimento. Un bastimento naufragato prima che il mare lo baciasse. C'era una volta. Ecco, qui ho preso l'immagine della nave incagliata a Gizio. Ci sono tante navi incagliate nelle coste, a parte quella di Zacinto, Navajo, ma insomma ce ne sono molte. Ed è l'immagine di qualche volta che la barca di Ulisse si ferma, non può andare più avanti. E quindi si sente in lei proprio anche una nostalgia in questo periodo, pur essendo in Italia e a contatto con ambienti come Firenze e Roma molto, molto, molto positivi per la sua vita, però la nostalgia di ritornare, la nostos, insomma, di ritornare in Grecia era molto forte. In queste poesie, già nelle prime, in questa raccolta italiana, poi scriverà sia in greco che in italiano. E ci fanno riconoscere, almeno io questo ho riconosciuto in lei, una vena orfica molto importante. Io mi sono occupata molto dell'orfismo nella poesia nel teatro del Novecento. Questo è un quadro di Corot che rappresenta appunto Orfeo con la sua cetra che accompagna fuori dagli inferi Euridice, ma gli fu fatale lo sguardo, no? Lui si volse verso la sua amata e per questo la perse. Per la crudele volontà degli dèi degli inferi. E quest'idea di circolarità comunque della natura, l'idea che gli animali, la natura tutta è fusa, no? Unita in un panismo, un'armonia che appunto ha a che fare con la musica e con la poesia, è un concetto importantissimo nella poesia della Dalmati. Tant'è vero che ritornerà anche su questa idea dello
dello sguardo che si volta e che quindi perde lo stesso senso della realtà, in un'altra raccolta che si chiama I Ginnegan to Lot, la donna di Lot, in cui c'è questo stesso mito, naturalmente un aspetto di questo mito, quello dello sguardo, e anche nel mondo biblico. Quindi poi comunque nella sua poesia ci sono tantissimi riferimenti all'angelologia bizantina, al mondo biblico, avete visto Caino prima, è un'ente ma anche eclettica, che lei riesce, che interpreta insomma nella sua estrema originalità, con questo, sempre con questa sensibilità musicale che ha. Allora, dicevamo dell'incontro con la Margherita, di Margherita Grammati con Cristina Campo, e sono due mondi, io vengo dall'altro, diceva la Campo, nelle sue raccolte molto belle, in cui anche lei indaga sia come critica letteraria sia come poeta sui mistero, insomma, sul misticismo, sulla la ricerca continua della bellezza. Questo è il tema fondamentale di Cristina Campo. E loro diventano amiche fin da giovani, sono molto simili, poi leggono gli stessi libri, Simone Weil, per esempio, tanti altri autori che loro sentivano vicine, le fiabe anche le avvicinano molto, la Dalmati e Campo sono scrittrici di fiabe, quindi anche la loro poesia spesso ha questi interessi simbolici, questi mondi, insomma, che sovrannaturali che vengono evocati sempre, insomma, no? Che cercano di trovare qualche soluzione, qualche evasione dal male della storia. Ecco qua un'immagine della Campo, che anche lei aveva scelto un nom de plume, uno pseudonimo. Tutte e due, come dire, avevano cercato anche uno pseudonimo di semplicità, di assolutezza, di essenzialità rispetto al loro nome. La Campo si chiamava Vittoria Guerrini ed era proprio la figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia, dove appunto Dalmati studiava, e così fu presentata alla Campo proprio dal padre, che la mise in contatto con l'ambiente importante allora di Roma. E quindi vedete, dice la Campo, la passione della perfezione è qualcosa che viene tardi ed è un'ascesi, no? C'è questa idea della letteratura come scelta, come ascesi, una vita completamente confluita nella ricerca letteraria. E quindi questa amicizia continuò, ci sono c'è anche uno scambio di lettere molto bello, è una corrispondenza ancora in gran parte inedita, speriamo di poterla far conoscere prossimamente. E qui vediamo invece la Dalmati nella sua maturità tra due libri che sono stati molto importanti, che Schizza Stinomigli, che è stato pubblicato in greco, la raccolta di poesie pubblicata appunto ad Atene, e dall'altra parte un libro che aveva scritto prima in greco e fu tradotto da Bruno Lavagnini, Il Delfino del Museo e altre poesie. E Lavagnini è stato veramente suo amico, perché la Dalmati è stata chiamata dall'Università di Palermo a collaborare come lettrice a Palermo, e quindi in Sicilia trovò sicuramente una dimensione più simile a quella ellenica e strinse amicizia appunto con tutto l'ambiente palermitano. Con tutto ciò, la nostalgia dei luoghi d'origine continua a perseguitarla. Allora, vediamo qua, io sono uscita a trovare proprio la vetrina del Museo di Palermo, a cui lei riferisce con questa famosa poesia legata al delfino cipriota dell'età arcaica, in cui lei si identifica in qualche maniera, no? Il rosso delfino misura gli oscuri, interminabili giorni del suo esilio. E qui c'è una questione a proposito della traduzione che fece Lavagnini di questa poesia, in cui si manifesta tutta appunto la sua nostalgia del mare Egeo che aveva dovuto abbandonare, e in cui la parola xinetia, che scrive la Dalmati nell'originale, viene tradotta con esilio. In realtà è una situazione, a parere mio, molto più complessa, perché è una situazione che la poetessa si porta dietro anche
anche poi nel paese d'origine, no? Di estraneità, di difficoltà a volte di ritrovarsi, no? In un ambiente, sentirsi dappertutto straniera. Appunto, questa è la vera condizione, anche che viene evocata in questo testo. Vediamo qua la sua vita di Atene, dopo il ritorno ad Atene, tanto sottolineiamo il fatto che è stata una grande musicista, concertista, interprete molto, molto stimata, insomma, di clavicembalo, faceva concerti in tutto il mondo. Qui la vediamo in compagnia di Albert Camus, lo straniero. Anche lui, quando Camus si recò in Grecia, venne in Grecia negli anni 50. Quindi molti sono le sue amicizie, molto importanti in questo periodo. Poi abbiamo un invito che, da parte dell'Istituto Italiano di Cultura, in cui lei organizzava conferenze, concerti. Qui c'è un concerto di Vivaldi che viene organizzato appunto da lei in quegli anni, intorno agli anni 50, e è un'importante riflessione sul fatto che la musica è l'arte da cui lei proviene e che continua a esercitare il suo massimo influsso anche sulla sua poesia, tant'è vero che per lei, diciamo, le sonorità sono sempre musicali, e per cui i colori vengono ascoltati con le orecchie piuttosto che con gli occhi. Ecco, quindi le sinestesie, che erano proprio comunque della poesia del Novecento, anche nel suo caso sono molto, molto evidenti. Ecco, poi vediamo un'altra pagina molto importante della sua attività multiforme, che è quella per l'indipendenza di Cipro. Come sapete, Cipro era stata occupata dagli inglesi, e i patrioti di Cipro, giovani anche per la maggior parte, studenti, intellettuali e la popolazione, aveva anche organizzato delle rivolte contro il dominio inglese tra gli anni 50 e 55. Qui ci sono delle immagini che ho trovato relative a questa lotta di resistenza dei ciprioti, e che furono sedate nel sangue, cioè gli inglesi mandarono a morte molti giovani. Vedete qui le madri anche che fanno vedere i ritratti dei loro figli dispersi. È stata una tragedia. E per cui la Margherita Dal Matti si adoperò moltissimo. Lei era imparentata per parte di madre con l'arcivescovo Macario, e quindi si batté insieme con i patrioti, appunto ciprioti e greci, per l'annessione alla Grecia, e radunò la maggior parte, tantissimi intellettuali europei, scrittori, suoi amici, tra cui appunto anche Camus, tra cui Montale, tra cui Luzzi, che Curzio Malaparte, si adoperarono anche loro dai giornali per movimentare, insomma, l'opinione pubblica, che si mette in campo anche a favore dei patrioti di Cipro. Quindi questa fu una delle esperienze politiche, ideali, più importanti della sua vita, a cui lei si dedicò moltissimo, che quindi non è assolutamente da dimenticare. E vediamo altri aspetti, che sono comunque tutti interrelati, perché la sua personalità che la rendeva così attenta, c'è sempre comunque di fini conduttori, era attenta a tutti i fenomeni della cultura e dell'attualità, benché chiusa dentro una sorta di mondo molto particolare, molto suo, in cui viveva una dimensione quasi molto fantasiosa, quasi fiabesca, il suo rapporto con la natura. Allora, vediamo, queste sono immagini di Medea. Ecco, lei tradusse di Corrado Alvaro, che è uno scrittore calabrese molto importante, che aveva interpretato il mondo arcaico della sua Calabria, e quindi ha scritto un bellissimo testo, che è La lunga notte di Medea, di cui la Dalmati fa la traduzione, e che fu rappresentato con le scenografie di De Chirico, e le costumi di Pizzetti. Insomma, fu un grande momento per il teatro. E io qui ho scelto due immagini, una di Delacroix, la vedete a sinistra, in cui c'è un'immagine di Medea che ci ricorda un po' quella della Grecia sulle rovine di Missolonghi, un famoso quadro in cui Delacroix ha rappresentato il dolore delle donne greche nei confronti dell'invasione, il dolore
la rabbia, la lotta contro l'invasione turca. E anche questa Medea è quella di Delacroix, ma non solo, sembra essere più che la figura che noi siamo abituati a conoscere della infanticida, diciamo della matricida per gelosia nei confronti di Giasone, sembra rappresentare di più, come dire, una riflessione anche politica sul momento che la Grecia stava vivendo, sempre sotto la minaccia dei turchi, anche con la delusione nei confronti del potere internazionale, degli stati europei che se la dimenticavano troppo spesso la Grecia. Ecco, quindi il dolore della madre che preferisce, deve uccidere i propri figli piuttosto che cederli allo straniero. Vedete che questa Medea di Delacroix guarda verso Corinto, guarda verso ovest, potrebbe essere appunto anche un nemico che comunque è alle porte. L'altra immagine invece è lo sguardo intensissimo di Maria Callas, della Medea di Pasolini, in cui però Pasolini, a differenza di Alvaro, a un certo punto fa finire la vita di Medea drammaticamente, ma in modo c'è una sorta di ascesi verso il sole di cui lei era figlia. Mentre in Alvaro la condizione di Medea è proprio quella di una donna profuga, abbandonata da tutti, che non ha un tetto sulla testa, e nel momento in cui viene cacciata dalla regia di Corinto, lei è una profuga e straniera per sempre. Quindi questa estraneità della donna che è anche maga, che ha dovuto lasciare i suoi poteri per riuscire a essere accolta dalla città, è un tema conduttore, insomma, questo stato di estraneità nel mondo della Margherita Dalmati. E adesso vediamo anche la sua grande competenza letteraria, quindi lei scrive dei testi bellissimi. Di critica letteraria dedicati a Ugo Foscolo, che è uno dei suoi riferimenti principali, è un poeta di straordinaria importanza per la nascita della letteratura, per diciamo, l'affermarsi della letteratura italiana nell'età moderna, ma anche per la letteratura greca. Sia Foscolo che il suo più grande ammiratore, che era Dionisio Solomos, sono figure importantissime. Solomos poi è il padre della letteratura greco-moderna, come sappiamo, e anche lui nativo di Zacinto, ma c'è un fatto molto importante che riguarda sempre il rapporto tra le due lingue, e qui la Dalmati tiene molto. Come Foscolo era nato a Zacinto, aveva imparato il greco, ma scelse l'italiano come lingua della propria letteratura, della propria opera poetica, così Solomos al contrario ha scelto il greco demotico, il greco parlato dal popolo e che era la lingua anche per lui materna. Però la prima lingua letteraria che Solomos conobbe è stato l'italiano. Lui aveva studiato a Cremona, aveva studiato e anche la Dalmati ha studiato a Cremona paleografia musicale, e quindi c'è una convergenza comunque anche dal punto di vista biografico. Di Solomos, la Dalmati ha tradotto mirabilmente in greco, perché era un testo che Solomos scrisse in italiano, Ginevra Metomagnadi appunto di Solomos. Qui ho scelto l'immagine della Vestale del Canova, perché davvero Solomos racconta che gli è apparsa questa donna nel dormiveglia, che poteva essere l'amante perduta che non ebbe mai, la famosa Adelaide, oppure più facilmente la madre che ritorna e lo perdona. Infatti questa figura evanescente che gli compare questa notte, una notte, misteriosamente appare e poi fa un sorriso luminoso e si innalza, scompare la sua vista. Questo sorriso indica a Solomos, a chi scrive, che lui è stato perdonato, perché come saprete Solomos aveva un rapporto molto difficile con la madre, e la Dalmati è sempre bravissima, abilissima a raccontarci la vita, la psicologia, gli episodi apparentemente più minori della vita degli scrittori, per capire meglio la loro opera. In questo caso la scrisse una traduzione in greco talmente bella,
talmente attenta agli aspetti appunto letterari e dello stile di Solomos che molti credettero che Solomos l'avesse scritta lui, invece Solomos l'aveva scritta in italiano. Allora, questo sguardo, diciamo, generale alla sua opera, perché non fu soltanto la musa di Montale, che ci arriveremo, ma mi premeva di far capire la vastità della sua cultura e della sua attività, non solo letteraria, e questo testo è Dictychis Logotechnias, in cui ci parla dei principali autori della letteratura italiana, in un senso etico, cioè sono classici. Classici in quanto sono tutti autori, da Dante a Michelangelo fino ai moderni, di cui lei si occupa, Pirandello, dei Ungaretti, Sbarbaro, insomma, che hanno avuto un grande senso dell'eticità della letteratura e hanno fondato il loro linguaggio sulla ricerca di stile, ma anche di contenuti estremamente unica, e hanno avuto nel loro destino qualcosa, diciamo, degli aspetti della loro vita che hanno contrassegnato la loro opera per sempre. Ecco, per esempio Pirandello, sapete che ha concluso con anche lui una vita circolare, no? Ritornando a Caos, che era il paese in cui era nato, e dopo un'esistenza di grande successo in teatro, no? E fu molto famoso, ma in qualche modo la morte della moglie, la follia della moglie, l'ha contrassegnato il suo dramma personale, e poi alla fine, appunto, in qualche maniera ha coinciso con quel nulla che lui andava, insomma, in fondo da cui andava scappando, no? Nella molteplicità della sua invenzione teatrale, e che poi alla fine lo cattura per sempre. Ungaretti, un altro grande vecchio della nostra letteratura, ebbe un rapporto particolare con la Dalmati, in quanto la Dalmati gli dedicò il suo primo libro di poesie, quell'opera buffa di cui abbiamo parlato, del 55, con una dedica di cui Ungaretti fu molto contento, perché era una dedica che era stata scritta con un endecasillabo, proprio in modo naturale era venuto fuori un endecasillabo, e sapete che Ungaretti aveva introdotto nella poesia italiana, di nuovo nella poesia, nella raccolta al dolore, questa metrica come la tradizione della poesia italiana per eccellenza. Quindi le disse Ungaretti: ma se hai scritto la dedica per me con un endecasillabo che ti è venuto fuori così naturale, vuol dire che tu sei proprio poeta italiano. Questo fu, credo, il complimento più bello che lei ricevette nella sua vita, perché ci teneva molto a far conoscere le sue poesie in greco agli amici italiani, ma chiaramente gli amici italiani non conoscevano il greco e non potevano apprezzare i suoi testi. E quindi scrisse molto, molto anche in italiano, scrisse molto bene, direi, ma aveva il timore appunto di non essere compresa, di non essere adeguata rispetto a, come vedete, le competenze letterarie che aveva acquisito. E qui vediamo un'opera molto, molto importante che lei fece come traduttrice, che sono le 55 poesie, che poi se ne aggiunsero anche altre, di Cavafis, con Nello Risi. Ecco, questo libro del 1968, dell'Einaudi, che è stato preceduto da tutta un'altra serie di pubblicazioni che loro fecero anticipando quest'opera, fu un libro capitale perché uscì nel 68 e contribuì a formare tutta una generazione su Cavafis, perché la generazione del 68, che insomma, era abituata ad aver compreso la libertà attraverso la letteratura americana, la letteratura di frontiera, eccetera, eccetera, e scoprì anche che esisteva una letteratura di grande spessore, che parlava di libertà, di desiderio, di memoria, di storia, rivisitata in un modo estremamente personale, che era quella di Cavafis. E questo fu il grande contributo, uno dei grandi contributi che Dalmati diede alla cultura italiana, facendo conoscere le poesie di Cavafis. E Nello Risi, appunto, la definiva la veggente, mentre lui si definiva il cieco perché non conosceva molto bene il greco. L'amica era invece la veggente per lui. Quindi
Quindi questa collaborazione, questo sodalizio continuò nel tempo, fu un vero e proprio laboratorio a quattro mani e fu anche contrassegnò un'amicizia fraterna, per cui loro si definirono addirittura fratelli in Cavafis, fratelli in Cavafis. E niente, questo è stato un momento estremamente importante anche perché la traduzione della Dalmati cercò di rispettare il più possibile l'alessandrino raffinato, il mondo, anche attraverso le sonorità, ecco, il mondo bizantino, il mondo di Alessandria, no? Del mondo levantino, tutte quelle particolarità nella storia, nella memoria, nello stile che fanno inimitabile il mondo di Cavafis. Lei teneva addirittura le carte che Cavafis, sapete, non aveva pubblicato, teneva i suoi fogli sparsi e la Dalmati teneva anche questi fogli, alcuni dei quali possedeva personalmente nei suoi spartiti. Quindi aveva proprio una dimestichezza di vita e un'abitudine di studio continua, alternando sempre la traduzione, la poesia e la musica nella sua vita. E veniamo poi a questo evento, di cui appunto è uscito un libro, recentemente, che è la conoscenza appunto con Montale, l'amicizia con Montale, che avvenne negli anni 50. E io ho potuto rintracciare una cinquantina di lettere di Montale nel suo archivio, in Platino Americhis, nella sua casa, per lo studio, per la ricerca che ho fatto per l'Università di Salonicco, e che sono estremamente interessanti perché viene fuori proprio un rapporto estremamente affettivo, intimo, un colloquio molto sincero, per cui lui si descrive ormai stanco, anche se imbalsamato da premi riconoscimenti, desideroso di andarsene da Milano, di andarsene dalla vita, di scappare dalla vita che gli stava facendo, ma impossibilitato perché aveva la moglie, tra l'altro, malata, era anche controllato da una governante un po' terribile. E questa musa, insomma, che diventò presto la Margherita per lui, era invece piena di vita, insomma, si incontrarono ad Atene quando Montale si recò ad Atene nel 62 e poi continuarono a scriversi, si videro non molto spesso, ma non si dimenticarono mai. Quindi, tra l'altro, questa corrispondenza è importante perché testimonia del fatto che la presenza di questa amica, che viene travestita poi abbastanza presto di questa veste un po' angelica, un po' demonica, alla Faust, Margherita di Faust, è presente anche nelle raccolte più importanti di Montale. Per esempio, Montale con Satura, che coincide col periodo di frequentazione della Dalmati, fa entrare nuove figure, nuove immagini, anche un nuovo modo di scrivere, che abbiamo provato in qualche maniera a che fare con questo nuovo mondo che aveva scoperto con lei, tra cui anche la figura dell'Angelo Nero, che è una delle poesie più famose di Montale, in cui rappresenta un'apparizione, qualcosa molto concreta, molto autentica, che potrebbe essere quasi un ritratto di lei, come un'apparizione di un angelo bizantino. E quindi si possono riconoscere delle fattezze, dei ricordi, dei segni, ecco, di questa donna che appunto lui aveva conosciuto, che ammirava moltissimo, che ha amato. Sono stati 20 anni di una corrispondenza molto molto intensa. Questo è il libro che è uscito questi giorni, Divinità in Incognito, che è il titolo di una poesia di Montale, in cui racconta in poesia cosa poteva essere stato, insomma, quella sua visita, il suo viaggio in Grecia con la compagnia, con la guida di Margherita Dalmati, e quindi raccoglie queste lettere molto, molto interessanti. È un libro che è uscito appunto con Archinto e che presenta anche tutte le annotazioni, insomma, ricerche, indagini su quello che è stato anche la
informazioni che la Dalmati dava al poeta su Seferis, su Cavafis, perché Montale non conosceva il greco e quindi l'amica gli forniva a volte anche le traduzioni su cui poi il poeta lavorava, ma senza il suo apporto era difficile che Montale potesse conoscere direttamente e capire il mondo e la letteratura e la cultura della Grecia moderna. Quindi non fu soltanto una storia importante dal punto di vista personale, affettivo, ma molto importante anche dal punto di vista culturale, ecco, un patrimonio di esperienze che non deve andare perso. Qui vedete, questi sono i mottetti di Montale che la Dalmati traduce per l'Istituto degli Anni di Cultura di Atene. È una traduzione che Montale apprezzò molto e qui ci racconta in una delle, appunto, delle lettere che ho trovato e che sono tutte, quasi tutte scritte, dattiloscritte, e racconta di sé, della sua stanchezza, della sua amarezza, diciamo senza filtri, insomma con grande autenticità, con grande ricchezza d'affetto. Qui vedete altre due lettere, una con l'intestazione del Corriere della Sera, per cui allora era scriveva per il Corriere della Sera, e dove annuncia nel 62 l'arrivo ad Atene per un viaggio per conto del Corriere della Sera come giornalista e sarà proprio appunto la Maria Nike, Margherita Dalmati, ad accompagnarlo a scoprire la straordinaria ricchezza, i contrasti, la situazione politica, la situazione civile in un momento di transizione, di crisi della Grecia moderna, che farà capire a Montale quanto è importante, insomma, il patrimonio e l'eredità della cultura greca nel mondo contemporaneo. E quanto sono stretti i rapporti con l'Italia. Qui c'è una famosa poesia che lui le mandò e che conoscete, botta e risposta, botta e risposta 3. Botta è la partout, diciamo, al discorso iniziale che dà il protagonista l'altro, l'altra, in questo caso Margherita Dalmati, è la risposta del poeta. E qui si descrive la visita ad Atene durante il matrimonio della Sofia di Grecia, in cui c'era tutto il gotha dell'aristocrazia, della buona borghesia europea, e in cui loro trovano rifugio da qualche parte, scappavano da questa situazione estremamente formalista che non gli apparteneva e scoprono ben altro. Insomma, lei scrive da Kefissia, infatti la lettera è mandata da lì. E la risposta del poeta, appunto, quella di una, dovete leggere questo testo, di una grande condivisione, solidarietà nei confronti di questa sofferenza che dovevano provare, insomma, chi aveva vissuto tante cose durante la guerra e si trovava di fronte a una situazione che minacciava di nuovo altre crisi, altre violenze, altri tempi oscuri della storia. Ecco, qui infine vediamo la Margherita Dalmati nelle ultime fasi della sua vita. Questa è una vista del Partenone, dal mio terrazzo, di cui sono molto fiera. E lei diceva comunque non mi pare di essere neppure vissuta. Vorrei proporvi a questo punto la lettura di un testo originale della Margherita Dalmati, in cui ci invita a leggere i suoi testi, ad avvicinarsi ai suoi testi con delicatezza, con quelle lievi mani che avevamo detto, che è stato un po' il titolo e il filo conduttore di questa conversazione. Quindi delicatezza, empatia, calore, perché in questa poesia ci spiega, e poi leggerò la mia traduzione, che la lettura di un autore non comporta soltanto un approccio di tipo filologico, critico, oppure di curiosità, di attenzione, ma richiede appunto questo rapporto, come dire, appunto di rispetto, di ascolto particolare. Allora, la poesia si chiama I Xeni. Matharti che mia mera, puxena cheria tanaskalevon takardiasu, tanaskalevon tikardiasu, dakti la pagherà. Che sì,
Tanatrichiasis, anemvoros me epemvis, carfomeno sopostesis totipota, aptistigmi, putaonirasu, tacum scorpisi. Chiliades nicterides putis xaphias et ophos, chetis catafia i axetialiti cnicta, ime periurgo, ma icardiatu anthropu, exacoliti nacti pais liga cartiagramena, pusune a coma, chiota naftos, echi piagini, ena metostocadi, ena metossanemos, ena metivrochi. Nella mia traduzione propongo questo testo. Arriverà un giorno che mani estranee ritroveranno le tue carte, scopriranno il tuo cuore. Dita gelide, e tu rabbrividisci, incapace di intervenire, inchiodato come sei al nulla, dal momento che i tuoi sogni saranno dispersi. Migliaia di pipistrelli che sono stati sorpresi dalla luce e inghiottiti nella notte indissolubile. È strano, ma il cuore dell'uomo ancora batte su alcune carte scritte che vivono. Anche quando egli è uno con l'oscurità, uno coi venti, uno con la pioggia. Grazie.